Buonasera, buonasera, ben trovati a questa ennesima puntata di Platani Sport, il programma sportivo di Noi del Platani, il sito, la web TV che si occupa di tutto quello che succede nelle zone del Platani, ma anche oltre, così come un fiume in piena ci stiamo espandendo così un po' per volta. Altra puntata, dicevamo, questa sera una puntata un po' particolare, un po' speciale, non abbiamo i soliti canonici ospiti, ma oggi abbiamo fatto tutto in famiglia, approfittando anche della giornata, tra virgolette, festiva, non religiosa di San Martino. Non abbiamo voluto impedire o fare impegnare i nostri ospiti che già comunque avevamo e infatti li abbiamo rinviati al prossimo martedì, però questa sera ci gestiremo tutto tra di noi. E infatti alla mia destra, come sempre, c'è la nostra prof Giusy. Buonasera a tutti amici sportivi, ben trovati. Ecco qua. E poi nel posto degli ospiti abbiamo Greta. Buonasera a tutti amici di Platani Sport. E abbiamo anche Elisa. Buonasera a tutti. Ecco qua Elisa, perfetto. E allora questa sera non abbiamo gli ospiti, ma avremo tantissimi filmati, tutte le classifiche, notizie e tutto quello che ogni martedì cerchiamo di darvi sul sabato e domenica calcistici e non. Ecco, ancora non abbiamo bevuto nonostante sia San Martino, però vi faremo vedere quello che le mie compagne di viaggio hanno un po' portato dai vari posti da dove vengono. Bando alle ciance, questo non vi interessa più di tanto. Andiamo a seguire la nostra scaletta, come sempre partiamo dalla Serie D, poi andremo per questa puntata, parleremo ancora di terza categoria perché cominciano i campionati di terza categoria e poi andremo in seconda, prima promozione, eccellenza, non disdegnando qualche puntatina con il basket, con la pallavolo e con tutto quello che succede e vi trasmettiamo ogni martedì. L'Akragas non va proprio tanto bene in questo periodo, era chiamato anche fuori casa contro la Neapolis a conquistare i 3 punti, subisce l'ennesima espulsione, la settima in 10 giornate, ma raccoglie solamente 1 punto. Neapolis Akragas 2-2, ce lo racconta il nostro amico e collega Davide Sarto. Neapolis Akragas si gioca a porte chiuse per l'inagibilità dello stadio Valle Fuoco, il manto in erba sintetica. Schieramenti identici per le due formazioni, 4-2-3-1, arbitra Paterna di Teramo. Akragas senza Vindigni e Baiocco squalificati, in mezzo al campo gioca Roberto Assenzio. I padroni di casa sono invece al gran completo. Il Neapolis è in maglia gialla, l'Akragas indossa la maglia trasferta, quella granata. Posta in palio altissima per le ambizioni di primato delle due formazioni. Al primo affondo l'Akragas passa in vantaggio. Azione dalla destra, Catania per Tresor, passaggio a rimorchio per Meloni che di piatto destro batte Liccardo. Passano 3 minuti di la Neapolis pareggia. Eurogol di Moxedano, nulla da fare per lo Monaco. Punizione di Arena, colpo di testa di Chiavaro, parato. Il capitano sarà alla fine il migliore in campo. Destro di Dauria, lo Monaco devia sul palo e pallone in angolo. L'Akragas perde Assenzio, colpito duramente al costato e trasportato in ospedale per accertamenti. Dentro Trofo, al 23esimo in prota spedisce in porta Dauria che trafigge lo Monaco, Neapolis in vantaggio. L'Akragas reagisce bene, il portiere Riccardo evita guai e si rifugia in angolo. Corner di Nicola Arena e palla sulla traversa con Astarita in agguato. Altro angolo per gli ospiti, Astarita, già ammonito, tenta di segnare con la mano. La munizione è sacrosanta, Akragas in 10. Bomba di Chiavaro su punizione, Riccardo para a pugni uniti. Il primo tempo termina 2-1 per il Neapolis. L'Akragas parte forte nella ripresa, anticipato Meloni da Della Guardia. I campani vicini al 3-1 con la testa di Manzo, pallone sulla traversa. Feola toglie Arena e manda in campo Chiaria. Al minuto 88 Meloni serve Chiaria che resiste a due contrasti e batte Liccardo. 6 minuti di recupero, il Neapolis prova a vincere, l'attaccante Pisani si incarta sotto porta e poi lo Monaco salva l'Akragas dalla sconfitta. All'ultimo affondo, ancora Pisani sbaglia a mira. Feola protesta per il troppo recupero e l'arbitro lo caccia dal campo. La gara termina 2-2, un pari che ha il sapore della vittoria per gli agrigentini in attesa dei tempi migliori. È proprio così, è andata bene all'Akragas del Neo, la seconda giornata che è in panchina allenatore Feola.
La speranza adesso che domenica prossima in casa possa riprendere il cammino per la tanto agognata Lega Pro. C'è il Torrecuso che è lì davanti, ma il campionato è ancora lungo. Scendiamo con il campionato più basso di categoria in Italia, cioè la terza categoria. Nel girone agrigentino è già cominciato, seguiremo tra le altre squadre anche soprattutto il San Biagio Plateni, di cui parleremo tra un po', però è cominciato, o meglio, è già uscito il calendario per la terza categoria, girone Nisseno, che comincerà domenica prossima. Greta, vediamo un po' e sentiamo le gare del campionato di terza categoria che, ripeto, il girone Nisseno comincerà tra una settimana. Amatori Gela, Nuova Pronissa, Marianopoli, Giovene Acquaviva, Riesi, Olimpica, Sicilianamente Villahermosa, Sommatinese Calcio, Cittadini Cemi. Sicilianamente la squadra di Montedoro, la grafica la correggeremo ancora durante le nostre puntate, quindi punteremo l'occhio sia sui Giovani Acquaviva che sul Montedoro, le squadre che sono comunque in zona Platani. Comincerà, dicevo, domenica prossima il campionato di terza categoria Nisseno, mentre quello agrigentino, il girone agrigentino, è già giunto alla seconda giornata con il San Biagio Platani che proprio sta facendo man bassa dei risultati, Giusi. Grandissima prestazione del San Biagio Platani che torna alla trasferta di Sciacca con una importantissima vittoria grazie al gol nel finale di primo tempo di Davide Arcuri, che tornava a vestire la maglia bianco-rosso-nera dopo alcuni anni di assenza nel club sambiagese. Vittoria ottenuta col bel gioco soprattutto nel primo tempo e col cuore nel secondo tempo, allorquando la fatica dovuta alle pessime condizioni del campo ha cominciato a farsi sentire. Vittoria portata a termine in maniera piuttosto tranquilla, poche infatti le occasioni da rete concesse ai saccensi, che con il San Biagio che ha avuto più volte l'occasione per chiudere la partita. Ma per lo Sciacca la ghiotta occasione per il pareggio con un calcio di rigore brillantemente parato da Gaetano Santoro, autore di una prestazione sicuramente positiva. Bene, ringraziamo Gianni Caldarone, il nostro collaboratore, corrispondente da San Biagio Platani, che puntualmente ci aggiorna sulle vicende calcistiche della squadra sambiagese, appunto. Saliamo, andiamo in seconda categoria, il Vallelunga riposava, l'Acquaviva perde, la Chiaramontana non gioca. Ma vediamo subito i risultati, Elisa. Accademia Mazzarinese, Villarosa Calcio 1-3. Atletico Aragona, Valledolmo 1-1, Atletico Raffadali, Città dei Mosaici Calcio 2-2, Comunità Frontiera, Chiaramontana Mussomeli rinviata, Spartacus Acquaviva 2-1, riposa Vallelunga. Ecco, è riposato il Vallelunga, quindi la classifica, tra l'altro il Vallelunga in giudizio di sportivo di primo grado ha avuto tolti 3 punti nella prima giornata per una vicenda legata alla messa in campo di calciatori juniores e roba varia, però il mister del Vallelunga Gianni Raviotta è... Ci assicurano anche i dirigenti del Vallelunga che è stato solo un mero errore di trascrizione, quindi sono fiduciosi che i 3 punti vengano ridati al Vallelunga. Dicevamo una classifica un po', sia un po' non veritiera, sia per il numero esiguo delle squadre, ma soprattutto perché c'è stato questo Comunità Frontiera Chiaramontana Mussomeli che è stata, poi sentiremo da Giussi, è stata rinviata per un infortunio all'arbitro. Intanto andiamo a vedere la classifica, Greta, di questo campionato, di questo girone di seconda categoria. Città dei Mosaici Calcio 8, Valledolmo e Spartacus 7, Chiaramontana Mussomeli, Comunità Frontiera Acquaviva 6, Vallelunga, Atletico Aragona 4, Villarosa Calcio 3, Atletico Raffadari, Accademia Mazzarinese 1. Mussomeli ha una partita in meno, così come la Comunità Frontiera. Allora, dicevamo, Giussi, la Chiaramontana non ha giocato, un infortunio all'arbitro, sentiamo cosa è successo. Dura solo 45 minuti la gara tra gli ennesi della Comunità Frontiera e la Chiaramontana Mussomeli. L'arbitro, il signor dominante della sezione di Caltanissetta, nell'intervallo ha chiamato nel suo spogliatoio i due capitani e dirigenti delle due squadre e ha mostrato loro la caviglia talmente gonfia da non poterlo più fare camminare. Per la cronaca il tempo si era chiuso sullo 0-0, con occasioni da una parte e dall'altra. Al palo dei padroni di casa ha risposto la Chiaramontana con diverse occasioni sciupate, sotto porta con Spoto, Alessi e Castiglione. Nei mussomelesi facevano il loro ritorno in squadra di Castiglione e Spoto, che hanno scontato il turno di squalifica. Un primo tempo a tratti anche bello a vedersi, con buone giocate da entrambe le formazioni. La gara ovviamente è stata rinviata, data da destinarsi.
Vedremo un po' la Lega cosa deciderà quando ripetere la gara, ricominciare ovviamente dal primo minuto con lo 0-0, probabilmente sarà una gara infrasettimanale, questo comporterà un po' di problemi, soprattutto alla Chiaramontana Mussomeli che deve recarsi a Pietraperzia. Seguiremo anche questo piccolo problemino. Dicevamo, perde l'Acquaviva che comincia questo suo campionato un po' balbettante, però giocava contro lo Spartacus San Cataldo, una rievocazione della finale di qualche mese fa per l'accesso in seconda categoria. Lo Spartacus aveva vinto quella gara, quindi promossa direttamente, mentre l'Acquaviva poi è stata ripescata. Giusy, sentiamo un po' questo Acquaviva Spartacus. Spartacus e Acquaviva rinnovano il faccia a faccia a qualche mese di distanza dalla finale playoff della scorsa stagione, che valse ai San Cataldesi il salto in seconda categoria e con l'Acquaviva promossa a seguito di ripescaggio. Alla presenza di pochi intimi, lo Spartacus si passa in vantaggio subito sul colpo di testa di capitano Peregrino. L'Acquaviva non si fa intimorire e pareggia con il centravanti Danna, ma i San Cataldesi si riportano di nuovo in vantaggio, stavolta definitivo, con un calcio di rigore trasformato dalla Alex Scarantino, il tutto in una partita molto sentita ma corretta. Bene, Spartacus San Cataldo, Acquaviva saranno sicuramente due delle protagoniste. Il prossimo turno vedrà le squadre del Platani, quindi Acquaviva, Chiaramontana e Vallelunga, giocare in casa, ma vediamo il quadro completo, Greta. Elisa, è uguale. Acquaviva Vallelunga, Chiaramontani Atletico Raffadali, Città dei Mosaici Calcio Spartacus, Valledolmo Comunità Frontiera, Villa Rosa Calcio Atletico Aragona, Riposa Accademia Mazzarinese. Quindi il derbissimo del Platani tra Acquaviva e Vallelunga, ovviamente noi del Platani ci saremo e ve lo riproporremo martedì prossimo. Bene, lasciamo momentaneamente il calcio come facciamo sempre ogni martedì, andiamo a fare il nostro flash con il basket. La Fortitudo Moncada Agrigento ha perso in casa il derby di Sicilia contro il Trapani e la Lega Gold comincia ad essere molto molto pesante, ecco, però Coacciani gode della fiducia della società e anche dei tifosi e perché no, anche nostra. Fortitudo Moncada, Trapani. La fame di vittoria, l'esigenza di fare punti, l'esperienza e la classe di Bray e Renzi per la pallacanestro Trapani e la domenica no del quintetto di casa hanno fatto la differenza nel primo derby siciliano della stagione in Lega Gold. Con una condotta di gara autoritaria, la pallacanestro Trapani sbanca il Pala Moncada e scaccia via la crisi. La Fortitudo Moncada Agrigento si arrende 69 a 62, pagando a caro prezzo una prestazione collettiva insufficiente nell'arco dei 40 minuti. Pubblico delle grandi occasioni al Palasport Empedoclino, presenti oltre 1.000 spettatori. I tifosi del Trapani sono circa 300. Squadra in campo fin dall'inizio con i quintetti tipo. Il match è subito bello e avvincente. Agrigento parte forte con i canestri le giocate di Carastella e Zuzischi. Trapani tarda ad entrare in partita, ma quando lo fa sono dolori per i biancoazzurri. Renzi prende per mano la squadra e la conduce ad una partita quasi perfetta. Il primo quarto termina 20 a 19 per la pallacanestro Trapani. Il quintetto di coach Franco Ciani gioca benissimo il secondo quarto, grazie anche ad una maggiore precisione al tiro da lunga distanza. L'americano Williams però è carico di falli e la Moncada fatica a mandare fuori i giri granata. Si gioca punto a punto, con sorpassi e controsorpassi fino al riposo lungo. Dopo 20 minuti di gara, il punteggio è di 35 a 34 per la Fortitudo. Al rientro in campo l'equilibrio continua a farla da padrone. La grinta non manca ai due quintetti, ma Agrigento sbaglia un po' troppo e perde la sfida ai rimbalzi. L'americano del Trapani Bray inizia a fare la differenza con il contributo della panchina. La squadra di Lino Lardo chiude avanti alla mezz'ora 49 a 48. Quarto periodo da dimenticare per Agrigento che perde la concentrazione e lascia campo e canestri facili al Trapani. Gli ospiti non sbagliano praticamente nulla e la rimonta di Agrigento non c'è. Vince con merito la pallacanestro Trapani con 7 punti di scarto. Adesso sono 6 punti in classifica per il Granata. Per Agrigento 8 punti e la seconda sconfitta consecutiva, la terza in Lega Gold dopo 7 giornate. E domenica prossima altro derby casalingo per piazza e compagni. Al Pala Moncada arriva la Sigma Barcellona che ha vinto in casa contro il Veroli per 85 a 69. Abbiamo lottato, certo, abbiamo lottato perché lo facciamo ogni domenica. Purtroppo ci è mancato quel qualcosa in più che poi ti fa vincere le partite. Loro avevano più energia di noi perché venivano da un periodo più brutto
e oggi si è visto che magari a noi ci mancava qualche, quell'energia positiva che ti fa prendere rimbalzi, palle vaganti e che alla fine poi fanno la differenza. Credo che la partita sia stata molto bella dal punto di vista intenso, tecnicamente un po' meno come queste partite qua, una partita da playoff. E ho visto la mia squadra lottare, soffrire, sbagliare, però lottare su ogni pallone. Questo è chiaramente quello che avevo chiesto, che volevamo, perciò ci prendiamo questi due punti fondamentali. E chiaramente un piccolo passo in più, sicuramente di miglioramento rispetto alle ultime tre uscite, che veramente avevamo fatto tre passi in meno rispetto alle prime tre giornate dove ci eravamo molto ben comportati. Credo che sia stata una gara estremamente equilibrata, molto tattica, secondo quelle che erano un po' le aspettative anche della vigilia, e abbiamo incontrato una squadra qui soltanto quelli che credono alla cicogna che porta i bambini poteva pensare che fosse una squadra di bassa classifica. Questa è una squadra che, se non ricordo male, ha come proponimento stagionale di fare meglio dell'anno scorso, e meglio dell'anno scorso mi sembra che sia come minimo fare i playoff, visto che sono stati i primi esclusi dai playoff l'anno scorso. Bene, in bocca al lupo alla Fortitudo Moncada, che sabato prossimo avrà un altro derby casalingo con il Barcellona, e speriamo possa conquistare altri punti per un campionato tranquillo di Lega Gold. Allora, lasciamo il basket, ritorniamo al calcio, andiamo in prima categoria, vediamo i risultati, Greta. Alba Trostella Ercara, Nuova Città di Caccamo 1-1, Bagheria Calcio Castronovo 1-4. Calcio per Caltavuturo, Città di Casteldaccia 1-2, Lascari Ciminna 0-1, Oratorio San Ciro e Giorgio Collesano 0-0, Prizzi Bolognetta 2-1, Roccapalumba Cerda Giuseppe Macina 3-3. Bene, spicca la vittoria fuori casa del Castronovo a Bagheria, che fa andare gli amici di Castronovo al primo posto, Elisa, vero? Allora, 17, Bolognetta Ciminna 15, Prizzi 14, Albatros Lercara 13, Città di Casteldaccia 11, Nuova Città di Caccamo 9, Oratorio San Ciro e Giorgio e Lascari 9, Collesano 8, Bagheria Calcio 7, Roccapalumpa 6, Calcio per Caltavuturo, Cerda Giuseppe Macina 4 punti. Beh, fa piacere ovviamente vedere il Castronovo, la matricola Castronovo, dopo tantissimi anni ritorna in prima categoria, vederla in testa alla classifica, e già questo lascia presagire un buon campionato. Un campionato che ha visto domenica appunto il Castronovo di mister Ferrante andare a vincere 4-1 a Bagheria, Giussi. Torna vittorioso infatti da Bagheria il Castronovo di mister Saverio Ferrante, e soprattutto con il primato solitario in classifica. 4 gol messi a segno da Galluzzo e compagni, che fanno della formazione palermitana una delle piacevoli sorprese del campionato. La trasferta era di quelle che si presentavano ostiche, ma una prestazione grintosa e di carattere ha fatto sì che i tre punti tornassero a Castronovo. Sblocca il risultato Dandò su perfetto cross di Zaccone, con lo stesso Zaccone raddoppia e ancora Dandò cala il tris. Non poteva mancare il gol di Cutro, ed infatti è sua la rete che mostra il poker agli avversari, che sul finire segnano la rete della bandiera. Un risultato straordinario ed un campionato eccellente, quello della matricola Castronovo, che ha come obiettivo principale il raggiungimento della salvezza. Bene, ringraziamo per le foto la nostra collaboratrice Clara Mastrangelo, che segue comunque il Castronovo da sempre con la sua macchina fotografica e ci fa avere queste foto. Bene, il Castronovo, domenica prossima c'è un derbissimo tra Castronovo e Prizzi, ma non solo questo, Greta. Bolognetta, Oratorio San Ciro e Giorgio, Castronovo, Prizzi, Cerda Giuseppe Macina, Bagheria Calcio, Città di Casteldaccia, Ciminna, Collesano, Albatros Lercara, Nuova Città di Caccamo, Calcio per Caltavuturo, Roccapalumba, Lascari. Bene, in scaletta, chiedo conferma dalla regia, in scaletta abbiamo adesso un servizio un po' particolare, però prima voglio chiedere alle mie compagne di viaggio, se avete mai fatto motocross voi? No. Di quello però. Io ci sto pensando seriamente. Ecco, lei è...
cominceranno i problemi, sicuramente. Voi, io niente. No, mai. Io ho provato il go-kart e mi piace tanto la velocità. Il go-kart però è... No, mi piace tanto la velocità. La velocità. Vorrei provare il motocross. Bene, intanto vediamo, confermatevi alla regia, vediamo e vedremo se sarete in grado di fare questo. Start of the prologue 2014. Portugal Lagares. Are you ready? Oh, we've clashed! Ah, he's nipped me! It's all good though, I can follow him, it's quite slippy in here. Slippy, looking, let it be a little mistake. His way. He's getting away from me. Slow it down for the car. Latty's pulled a gap on me. I can't get it back. Now the last corner. To the lock section. It's still quite daunting. It's not that bad. For the river. Boys have exchanged me, it's alright. And we're finished. I don't know how the commentary was. Bene, certo che è stato una bella emozione. Una bella emozione per noi che l'abbiamo visto, giusto? Perché ha fegato, diciamo che. Sei lo ancora. Sport sì, sei ancora convinta idoneo. Di fare motocross? 80%, dai. 80%. Bene, noi anche i nostri telespettatori sanno che comunque il fine settimana, se per noi che seguiamo lo sport è quello di andare a girare nei campi di calcio, per Giusy c'è sempre qualcosa da fare il sabato o la domenica. Che cosa? La domanda è sempre quella, che cosa hai fatto domenica o sabato scorso? Allora, a differenza degli altri sabati che vado girando per eventi culturali, sono stata a Gela. Ma va, guarda. Che vi ho fornito queste... Vabbè, abbiamo detto tutto. E ho provato un po' l'ebbrezza di sparare con una pistola. Beh, non, avevamo preparato questa sorpresa, non sapeva del... O meglio, lei lo sapeva delle foto, però non sapeva che li mandavamo. Quindi rimandiamo quella con la pistola in mano. Ecco. Sono convincente. Cioè, perfetto, io questa foto la voglio, sì, la voglio fare commentare sia a Greta che a Elisa. Siete clementi, però, vi prego. Molto aggressiva, secondo me. Aggressive. Certo, con una pistola. Però ho saputo della bella notizia, ha fatto 5 colpi su 7, la c'entra di tutti. E vabbè, la fortuna, insomma, di una che comunque non ha mai sparato, e quindi... Elisa, che io ti invidio, voglio provare pure io. Ma io lo consiglio. Io lo dico sempre questa ci cosa, sta, ma non ci mi è sta mai la capitato. Pistola. Voglio provare. Così lo consiglio vivamente. Scarica e carica. Una bella foto, sì, per scaricare un po'.
Beh, avete finito? Sì, tutto a posto? Sì, le ho convinte abbastanza a iniziare questo tipo di capisco hobby. Che stasera è San Martino, comunque vabbè, non andiamo oltre, non stiamo scherzando ovviamente. Bene, complimenti a Giusy che grazie. Proprio non se ne fa mancare una. Bene, allora Giusy, vediamo un po' chi ci dà una mano in questa nostra avventura annuale con noi del Plata. Assolutamente, ringraziamo i nostri sponsor che sono Ristorante Pizzeria Peppino, Campofranco, Tipografia Riolo e Sansone, San Giovanni Gemini, L'Angolo dello Spizzico, Campofranco, Autoricambi Cardinale, Mussomeli, Farmacia Dottoressa La Mattina, Campofranco, Mini Shop di Gaetana Turone, Sutera, Riparazioni Fratelli Giuliano, Campofranco e Parafarmacia Dottoressa Bordenca, Campofranco. Bene, decima giornata anche nel campionato di promozione e andiamo a vedere i risultati, Elisa. Audace Partinico Borgetto, Castellammare Calcio 0-2, Castel Termini Borgata Terrenove 1-1, Città di Carini Raffadali 1-2, Delfini Vergini Maria Sciacca 3-2, Folgore Selinunte Aragona 3-0, Libertà Sfavignana 0-0, Ligni Trapani 2013 Salemi 2-0, Siculiana Accademia Empedoclina 4-0. Il Raffadali non perde un colpo, vince fuori casa con il Carini, rispondono i trapanesi della Folgore che battono l'Aragona e vediamo la classifica, Greta. Raffadali 25, Folgore Selinunte 23, Borgata Terranove, Libertas 19, Delfini Vergini Maria 18, Ligni Trapani 16, Aragona Castel Termini Accademia Empedoclina 12, Siculiana Città di Carini 11, Favignana 10, Salemi 9, Castellammare e Sciacca 8, Audace Partinico Borgetto 4. Bene, noi seguiamo come squadre, tra virgolette, principali sia l'Aragona che il Castel Termini. L'Aragona, abbiamo detto, non è andato bene a Castelvetrano contro la Folgore, Giusy? Sì, rotondo successo della Folgore che supa per 3-0 l'Aragona che non meritava una sconfitta così pesante. La formazione biancazzurra ha di che lamentarsi in quanto alcune decisioni dell'arbitro Ramondino ne hanno condizionato il rendimento. L'episodio che ha falsato la gara prima del riposo. Carovana della Folgore colpiva volontariamente al volto Castiglione con una gomitata, con l'arbitro che ammoniva solamente l'attaccante di casa. Ne nasceva un parapiglia e a farmi le spese erano Castiglione di Domenico per l'Aragona e Carovana per i trapanesi. Castiglione era costretto a ricovero in ospedale dove gli venivano praticati 6 punti di sutura nella zona dell'occhio destro. Da quel momento la partita non ha più avuto senso in quanto in 9 contro 10 l'Aragona ha provato a raddrizzare la partita che si era subito messa male per la rete realizzata al 9 da Turano al culmine di una bella azione lineare. Nel finale le due reti della Folgore realizzata da Pavone, la prima su un giusto calcio di rigore, la seconda con un classico contropiede. Ringraziamo il collaboratore Tonino Butera per le precise informazioni che ci dà sull'Aragona di calcio, ma anche tutto quello che succede nello sport agrigentino. Quindi l'Aragona che perde fuori casa, di contro il Castel Termini che pare soffrire la pareggite, come si dice in termine calcistico, quindi anche domenica scorsa il Castel Termini ha pareggiato contro il Borgate Terrenove 1-1. Intanto, prima di raccontare la partita, mandiamo le immagini che il nostro collaboratore Stefano Mendola ha realizzato a Castel Termini e sentiamo da Giusy un po' che cosa è successo. È terminata con il risultato di 1-1 il big match del campionato di promozione che vedeva di fronte il Castel Termini e il Borgata Terrenove. La squadra di casa, guidata da mister Mauro Miccichè, passa in vantaggio dopo una decina di minuti dal fischio d'inizio, con la rete del bomber Agozzino su perfetto passaggio di Spinello. Si lamentano i padroni di casa per un presunto rigore netto negato loro per un fallo subito da Agozzino. Ma il Castel Termini è deciso a vincere questa gara e si proietta in avanti e va vicino al raddoppio con un colpo di testa che termina di poco a lato. Nella ripresa il Castel Termini riesce a segnare il gol del 2-0 con Miccichè, ma la terna arbitrale inspiegabilmente non convalida il gol per un fuorigioco al più apparso inesistente.
E quando il Castel Termini stava approfondendo le energie per arrivare al meritato raddoppio, arriva invece il pareggio dei trapanesi con Anselmi. Il Castel Termini non si perde d'animo e continua ad attaccare per riportarsi in vantaggio, che sfiora in diverse occasioni. Ma alla fine il risultato rimane inchiodato sul pareggio, con grande rammarico del Castel Termini, che raccoglie comunque l'applauso dei propri tifosi, e con il mister Miccichè, che non può far altro che elogiare i suoi ragazzi per la prestazione offerta. Bene, pareggia il Castel Termini di mister Mauro Miccichè, una gara dove l'ambiente di Castel Termini appunto addita l'arbitro con la responsabilità. Comunque alla fine si accetta il risultato del campo, quindi 1-1 il risultato del Castel Termini. Allora, vediamo un po', allora siamo al prossimo turno del campionato di promozione, anche qui l'undicesima giornata con risultati molto importanti. Elisa. Accademia Empedoclina, Audace Partinico Borgetto, Borgata Terrenove, Delfini Vergini Maria, Castellammare Calcio, Ligni Trapani, Pavignana Siculiana, Libertà Folgore Selinunte, Raffadali Castel Termini, Salemi Città di Carini, Sciacca Aragona. Ebbene, due derby agrigentini, Raffadali Castel Termini e Sciacca Aragona, tutte da seguire. Bene, adesso facciamo la seconda pausa con il calcio, non c'è solo calcio, non c'è solo basket, ma c'è anche la pallavolo ad Aragona. Giusy, com'è andata questa partita? È stata una bellissima partita. Assolutamente. Al termine di 2 ore e 40 minuti di grande battaglia, lo Sporting Club Maccalube di Aragona si aggiudica la sfida contro il Lanza Trabia. Il successo degli aragonesi è arrivato in rimonta, visto che le palermitane si erano portate in vantaggio per 2-0. Le ragazze di Scollo hanno creduto nella rimonta e l'hanno ottenuta. Il primo set sembra in mano agli aragonesi, ma con un calcio di concentrazione spiana la strada al Trabia, che se lo aggiudica 29-27. L'Aragona subisce il colpo e cede anche il secondo parziale, stavolta per 20-25. La riscossa aragonese arriva nel terzo vantaggio, 27-25. Sulle ali dell'entusiasmo, l'Aragona riequilibrava il match sul 2-2, vincendo il quarto set 25-23. Il tie break è emozionante e alla fine il successo per 21-19 fa scatenare la grande festa aragonese. Bene, grande festa ad Aragona per la pallavolo. Giuseppe, hai giocato? Non mi dire che hai giocato pure a pallavolo. Ho provato, però diciamo che non è proprio il mio forte, ecco, mettiamola così. Vabbè, certo, ci sono però altre... Però mi appassiona, mi piace giocare, ma non sono così eccellente. Sì, sicuramente, tra la pistola e il pallone da pallavolo. Sono più brava a sparare. Allora. Bene. C'è da preoccuparsi. Direi. Greta, abbastanza. Invece con la pallavolo come andiamo? Sì. Insieme tu mi facevi da allenatore. No, vabbè, dai, non. Tanti anni fa, però è da tanto ora che s'estate lo praticavamo con i nostri amici tutti insieme qua all'oratorio. E ora è da un bel po' che non giochiamo più e non mi alleno. Beh. Però mi farebbe molto piacere ricominciare. Elisa invece è una campionessa. Sì, sono negata libera con la pallavolo. Ah, proprio negata. Però preferisco il calcio, mi piace giocare a calcio. Infatti, tipo ai tempi, quando andavo alla scuola media, ho fatto creare il laboratorio di calcio, di calcetto femminile. E io ci giocavo pure, sai? Sì, questa è stata una mia creazione. E poi, vabbè, con gli amici andavamo a giocare così a calcetto e al campo di calcio. E io mi ricordo alle scuole medie che c'era questo pompo. Che dirvi, non lo so, io sto scoprendo delle cose... Talenti innati. Sto scoprendo dei talenti innati a livello sportivo, mi preoccupo un po'. No, lei infatti, perché c'è da preoccuparsi con la pistola. Ma alla fine sono molto pacifica, così per rincuorarvi, vedremo, per tranquillizzare. Vedremo. Allora, andiamo in eccellenza, il campionato è giunto ad un terzo, 10 giornate su 30 ovviamente, risultati clamorosi per certi versi. Il Mazara va a vincere a Ribera, quindi si proietta ancora di più al primo posto della classifica, però sentiamo e vediamo tutti i risultati. Greta. Ribera, Mazara Calcio 1-2, Camarat San Cataldese. Ok, 1-1, Monreale Calcio Atletico Campofranco 1-2, Mussomeli Pro Favara 1-0, Paceco Alcamo 1-3, Riviera Marmi Custonaci Parmonval 1-0,
Serre di Falco San Giovanni Gemini 2-1, Sport Club Marsala Dattilo Noir 3-0. Questi risultati della giornata tra sabato e domenica, abbiamo tantissimi servizi nel campionato di eccellenza, però prima andiamo a vedere la classifica come si è composta, come si è formata o trasformata a seguito dei risultati. Mazzara Calcio 24, Sport Club Marsala Riviera Marmi 19, Mussomeli 19, Parmonval 17, Atletico Campofranco 16, Alcamo Profavara 15, Dattilo Noir 14, San Cataldese 13, Camarat Ribera 12 punti, San Giovanni Gemini 9, Serra di Falco 6, Paceco 4, Monreale Calcio 1. È una classifica molto corta nella zona medio-alta, però comincia un po', diciamo prima, a delinearsi sia in vetta con il Mazzara che sta per effettuare la sua fuga, mentre in coda, se dalla regia la rimettiamo, mettiamo lo slide della classifica, così gli diamo un'occhiata di nuovo con i nostri telespettatori. Dicevamo, in classifica nelle zone basse c'è il Monreale, i giovanissimi del Monreale che hanno perso con il Campofranco, poi la prima vittoria del Serra di Falco ai danni del Gemini all'ultimo minuto, il Paceco che non riesce a trovare punti, quindi anche lì la lotta per non retrocedere è ristretta fino a questo momento a poche squadre. Bene, andiamo, cominciamo soprattutto con i primi servizi, rendiamo onore e merito alla capolista Mazzara che ha battuto il Ribera in rimonta per 2-1, cominciamo intanto con le immagini e così poi da Giusi sentiremo come è andata Ribera Mazzara 1-2. Mazzara guadagna 3 punti che la fanno volare in classifica. È stata una partita dai due volti con un primo tempo giocato bene dai padroni di casa di Mister Talluto, sfortunati a non trovare la botta del 2-0 dopo essere passato in vantaggio al nono con calma e un secondo tempo a vantaggio dei trapanesi che trovano il pareggio e il vantaggio grazie a due errori della retroguardia riberese. Tutto sommato è stata una partita corretta nonostante l'alta posta in palio, ma l'arbitro ha pensato bene di renderla cattiva camminando 2 espulsioni e 11 ammonizioni. Probabilmente il pareggio sarebbe stato più giusto perché il Mazzara ha capitalizzato i pochi tiri verso la porta riberese e con i padroni di casa che mancano diverse palle gol con Concialdi, Cortese, Licata, Indelicato. Il Ribera ha sofferto anche l'uscita dal campo di Martorana, autore di un buon inizio di gara che sfocia nel vantaggio riberese. Il centrocampista di casa porge a Concialdi che serve calma, il quale segna il gol del vantaggio. Il portiere del Mazzara, Iacono, sul finire del tempo toglie la palla dal palo su colpo di testa di Cortese. Nella ripresa il Mazzara prima pareggia con un formidabile eurogol su calcio di punizione di Bono e qualche minuto dopo è Rosella che chiude la contesa con il Ribera che tenta l'assalto finale ma senza esito. Bene, lasciamo le immagini e rivediamo questa prodezza balistica del calcio di punizione di Bono, ecco veramente un bel gol. Il Ribera, intanto ringraziamo i colleghi di Mazzarasport.it per averci fornito il servizio e questo poi è il tentativo di pareggio del Ribera che alla fine è stato un po' sfortunato, un Ribera che era partito, ecco il secondo gol del Mazzara segnato da Rosella, e il Ribera che era partito con sicuramente diverse ambizioni rispetto a alla posizione in classifica che si trova adesso e quindi dovrà pur rimediare a cominciare da domenica prossima, però il campionato va avanti e il Ribera è molto attardato dal primo posto, comunque dai primi posti della classifica. Bene, allora torniamo in studio, abbiamo visto i gol di Ribera Mazzara, continuiamo con il Marsala adesso, il Marsala che è un'altra delle pretendenti alla vittoria finale, lo è da diversi anni, però quest'anno sembra la volta buona, Mazzara permettendo, quindi diventerebbe un discorso tutto trapanese, ma ci sono anche le altre squadre che si stanno inserendo nelle prime posizioni. Allora andiamo a vedere Marsala Dattilo 3-0, doppietta di Fabio Messina. Adesso fischia adesso l'arbitro
Gullotta di Siracusa. Sta subito in avanti per Fabio Messina. Fabio Messina, la possibilità di controllo a sinistra per Lanzetta, lo stop di Lanzetta, il tiro, e c'è Castiglio, scusate, Bevilacqua, il tiro ancora, pallone ancora parato. E arrivare a destra Genesio, apre per lui, il cross di Genesio è basso, pallone che rimane lì, la direzione, e poi Bevilacqua che allontana. Adesso invece è lo stesso, attenzione, il tiro e il gol di Fabio Messina, il gol del Marsala. 15° minuto di gioco, 0-0, il cross è stato di Gancitano. Un solo uomo in barriera, Castiglione, la battuta, Soffici, attenzione, pallone che in qualche modo viene deviato di testa in direzione di Pompignano. Spizzica Messina in avanti per Davide Testa, Davide Testa conquista il pallone alla sfera, entra in area di rigore, Davide Testa, il cross verso il centro, respinge Bevilacqua, il pallone è lì. E questa volta Gancitano si fa superare dalla palla, pallone rispedito in avanti, attenzione, pallone che va verso la porta del Marsala, ma comunque Pompignano è lì pronto a recuperare. E poi Riccobono riceve il pallone, la sovrapposizione di Genesio, attenzione, arriva il cross basso di Genesio, Fabio Messina, gol! Dopo aver assistito alla battuta di questo calcio di punizione sull'out sinistro in prossimità della rigore del Dattilo, Riccobono, il pallone lì, e poi salta Maltese, c'è la battuta, il gol del Marsala, il gol del Marsala. Un avversario avanti, se si accentra il sinistro di Riccobono, attenzione Messina, ma c'era il fuorigioco, si aspetta il fischio dell'arbitro, Marino con, e invece no, non batte Marino, e comunque il missile si alza sopra la traversa, nulla da fare, ancora 3-0 per il Marsala 1912 sul Dattilo. Recupera ancora una volta il possesso di palla il Dattilo con Pisciotta che riesce a saltare Lombardo, Pisciotta vertice dell'area, il tiro di Pisciotta che lambisce il palo. Adesso è Pisciotta, Pisciotta ci prova da fuori, Pisciotta, buono il suo tiro, esce in prossimità del 7 della porta di Pompignano, ed è il Dattilo che manovra nelle proprie retrovie con Palma, pallone in avanti ancora una volta a cercare Parisi, troppo in profondità, e Pompignano che per un attimo non si faceva scivolare la palla, e arriva al 48° e 30 secondi il triplice fischio finale. Marsala 1912 si aggiudica questo match sul Dattilo Noir per 3-0. Marsala Dattilo Noir 3-0, fa sul serio veramente la squadra di mister Sandri. Andiamo a vedere adesso un'altra partita dalle nostre parti, tra virgolette, intanto ringrazio l'amico e collega Peppe Caruso per le immagini di Marsala. Il Mussomeli fatica un po', ma continua la legge del Nino Caltagirone, dove nessuna squadra ha racimolato un punto, nemmeno la Profavara. Mussomeli Profavara 1-0. Dal Tonino Caltagirone di Mussomeli, dallo staff di Noi del Platani, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi amici sportivi per questa decima giornata di questo campionato di eccellenza, con l'incontro in programma tra il Mussomeli, padrone di casa, ed il Profavara. Subito le scelte delle due squadre, il Mussomeli in campo con Spanò, Corso, Messineo, Pirrotta, Licari, Genoardi, Morello, Privitera, Scro, Di Piazza, Ribaudo. A disposizione Randazzo, Lobianco, Costantino, Mercurio, Giannola, Margarini, Corbetto. Risponde il Profavara con Vizzi, Cusumano, Ballacchino, Romeo, Raimondi, Monaco, Cambiano, Bellavia, Cordaro, Leone. In panchina Rizzuto, Crova, Musumeci, Vaccaro, Pino, Butticè, Costanza. I due tecnici per il Mussomeli, mister Sapia, per il Profavara, mister Longo. La terna arbitrale oggi è composta dal signor Giulio Bonaldo della sezione di Conegliano. Gli assistenti saranno il signor Ciacia e Di Franco della sezione di Palermo. Cordaro sul pallone, subito Profavara che prova a portarsi avanti, ma pallone impreciso per il fuoriclasse del Profavara. Mariano Cordaro, chiaramente il giocatore più rappresentativo, però alza la testa per rotta,
cross al centro, c'è un tocco di mano, attenzione, azione questa a dubbio, vediamo cosa fischia il direttore di gara, opta per la punizione fuori dall'area di rigore. Di Piazza che è lungo, effetto questa imbeccata per Pirrotta, Pirrotta, buona la giocata di Pirrotta, Pirrotta, c'è la conclusione di Pirrotta ad incrociare, ma buona giocata di Pirrotta che ci sembra il giocatore più intraprendente, più attivo del Mussomeli, Pirrotta. Pallone messo al centro, attenzione, brutto questo pallone, infatti qui c'è l'uscita di Spanò, Mussomeli che rischia il rigore. Privitera palla al piede, effettua questa conclusione, ancora in area, attenzione, è passato questo pallone ma viene smanacciato ancora, Scro out sinistro, bello il traversone di Scro, colpo di testa ma tutto fermo. Privitera direttamente in area e Ribaudo, ancora Ribaudo per la conclusione di Ribaudo a giro per pochissimo, non trovo la porta, ma davvero bella azione qui. Ballacchino pronto, mette al centro questo pallone, attenzione Mariano Cordaro, c'è il palo della Prof Avara, colpo sicuro Cordaro, incaricato, parte Cordaro, barriera, ancora Cordaro, calcio di punizione, parte direttamente il tiro di Privitera, Vizzi, attenzione c'è il tiro e c'è l'imbeccata. Prof Avara in avanti, Cordaro allarga il gioco per Cambiano, Cambiano mette questo pallone al centro, è davvero apprezzabile l'uscita di Spanò, prova ad allargare il gioco, bella via, c'è il tiro scoccato da Leone, Ballacchino, colpo di testa di Cordaro che anticipa Licari, marcatura e parte la ripresa con questa conclusione direttamente in porta di Privitera. Cross al centro, esce Spanò, contrasto con l'attaccante avversario, Genoardi vince il contrasto, ancora Privitera controlla bene, parte il tiro di Privitera, Privitera controllo e tiro di Privitera, Vizzi risponde con i pugni, Scro lungo in area, Di Piazza spinge il pallone, attenzione c'è il tiro e c'è la rete, c'è la rete del Mussomeli con Pirrotta, Mussomeli 1 Prof Avara 0, Pirrotta si era segnalato come uno dei migliori in campo, triplice fischio del direttore di gara, il risultato quindi vede il successo del Mussomeli, la vittoria casalinga della squadra del presidente Petruzzella che batte la Prof Avara con il risultato di 1-0 grazie al gol del bomber Alessandro Pirrotta. Partita equilibrata nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa il Mussomeli è stato premiato dal gol. Bene, era la vittoria del Mussomeli per 1-0 ai danni di una buona Prof Avara, tra l'altro un po' sfortunata soprattutto nel primo tempo con il palo di Cordaro e poi successivamente una traversa. Andiamo, o meglio, ritorniamo ancora in terra trapanese, uno dei big match della giornata di ieri era proprio Riviera Marmi-Parmonval, un incontro da alta classifica, ha vinto la Riviera Marmi 1-0, andiamo a sentire il nostro collega Antonio Stinco di Baia TV. Ancora con Calaiò, buono il passaggio in avanti dove c'è Romeo, il tiro di Romeo, voleva effettuare un pallonetto ma è uscito solamente un passaggio per il portiere Conticelli, prima azione clamorosa per la Riviera con Romeo.
va a recuperare ancora il pallone, la rivela con lo calcio Messina, buona la deviazione, ancora si porta col tacco, ancora per Romeo, è più veloce rispetto al giocatore che sta marcando Romeo, c'è ancora il tiro da parte del numero 9, lo calcio al rinvio, Genna non riesce a recuperare, Romeo potrebbe fare qualcosa di buono, Romeo il tiro, e ancora bravo il numero 7, Caronia che recupera. Il passaggio buono in aria, Longo nemmeno si alza e quindi per Longo il rinvio con i piedi di quest'ultimo, si fa anticipare poi lo calcio per sua fortuna che c'è il numero 5 Di Maggio, però Di Maggio scivola e favorisce l'azione ancora della Parmonval. Si può battere ora il calcio d'angolo in aria, il pallone esce ancora, il portiere Longo respinge ancora, calcio d'angolo per la Parmonval, no, non è calcio d'angolo, era sulla lunetta, ma palla che è uscita fuori, quindi per la rimessa laterale, poi c'è il miracolo da parte, l'azione da parte del numero 11 Salone per il possesso della palla, l'azione era di contropiede, il tiro non di Corsino mette al centro dell'area Corsino ed è Pampalone che esce abbastanza bene, poi c'è un tiro velletario e palla che viene deviata in calcio d'angolo. A letto ancora con la squadra ospite che cerca di andare in avanti, c'è ancora un tiro, e poi c'è il fuorigioco, c'è il fuorigioco, battuto il calcio di punizione, Mazzara in possesso di palla per Locascio, entra in area Locascio, ancora calcio e palla a porta vuota che spinta ai danni di Prestia, lascia giocare l'arbitro e pallone che sbatte nel palo, sbatte sul palo con un Longo rimasto fermo. Vittoria della Riviera Marmi contro la quotatissima Parmonval, quindi questo segno che c'è un campionato molto equilibrato quest'anno dove il Mazzara cerca di scappare via lì al primo posto, però insomma ancora ci sono altre 20 partite e tutto può succedere. Può succedere ancora molto anche nelle zone basse della classifica di questo campionato di eccellenza con il Sera di Falco che conquista la sua prima vittoria dopo 9 giornate dove aveva collezionato 3 pareggi e 6 sconfitte e lo fa ai danni del San Giovanni Gemini. Gemini che in giornata praticamente l'allenatore del Gemini, l'amico Peppe Balsamo, ha rassegnato le dimissioni proprio per dare una scossa all'ambiente, alla squadra. Si sa che alla fine è l'allenatore che paga più di tutti, allora Balsamo è stato come sempre e come tanti altri del resto un signore del calcio, quindi ha detto mi faccio da parte per il bene del Gemini. Il Gemini in serata pare, ma aspettiamo conferma, pare aver trovato il suo sostituto, si tratterebbe di un ritorno di Riccardo Chico, saremo più precisi domani sul notiziario del nostro sito nella sezione sport. Allora andiamo a vedere le immagini che il nostro collaboratore, il bravo Calcedonio Iacuzzo, ci ha mandato di Sera di Falco Gemini. Prego la regia di mandarlo in onda, così Giusi ci racconterà un po' che cosa è successo tra appunto Sera di Falco e Gemini. Dalla regia le immagini. Stagionale. Gli ospiti hanno disputato una gara a viso aperto contro un Sera di Falco che dopo un buon primo tempo nel quale è passato in vantaggio al 31esimo con una punizione capolavoro di Milanesio nella ripresa subito il ritorno
degli agrigentini che hanno pareggiato con Balistreri al 55esimo su rigore, per poi mantenersi costantemente in avanti e tentare la via del gol con Nasca e Armenio, al quale è stato annullato un gol per presunto fuorigioco. Poi, in pieno recupero, la rete di Avarello di testa, che è valsa la prima vittoria stagionale al Serra di Falco di mister Totò Caramanna, che con soli 3 punti in classifica era ormai all'ultima spiaggia. Alla fine, se il San Giovanni Gemini non ha demeritato in una gara nella quale avrebbe potuto e dovuto ottenere di più, a prevalere è stata la disperata voglia di vincere di un Serra di Falco che ha avuto il merito di crederci anche quando la partita era inchiodata sul pari, conquistando 3 punti in extremis e lasciando agli ospiti solo i meritati complimenti per la prestazione. Ecco, lasciamo le immagini, così diamo modo agli amici che ancora non l'avessero visto di vedere il gol proprio al 90esimo del Serra di Falco, con il quale ha battuto il Gemini. Ecco, ecco qua il gol del definitivo vantaggio giunto al 90esimo, dicevamo, da parte del Serra di Falco, che ha consentito agli uomini di Totò Caramanna di fare un notevole balzo in avanti, soprattutto un balzo anche psicologico, in vista del prosieguo del campionato, dove comunque ancora può dire la sua, almeno cercare di evitare, come lo faranno tutte le altre squadre, le ultime 2 posizioni che significherebbero la retrocessione in promozione. Bene, siamo un po' agli sgoccioli della nostra trasmissione, intanto la nostra redazione sta organizzando il San Martino del Platani, lo battezziamo così, tant'è che i cameraman se ne sono andati, tutti... Arrivano dei profumi più, abbastanza... infatti, ecco, volevo dire, più che inquadrare... Casarecci tipici della nostra zona. Più che inquadrare me, intanto inquadrate le mie compagne di viaggio, ma soprattutto andiamo a vedere che facciamo cosa... Facciamo un primo piano alla tavolata di San Martino. Ecco, vedete, il vino comincia già a fare effetto. Ecco, guardate un po' che cosa hanno preparato i nostri... soprattutto le mie compagne di viaggio che... lì c'è, ognuno ha fatto la propria. Ognuno ha fatto la propria, dice. Ebbene sì, sappiamo anche cucinare. Sfatiamo questo mito, sì, che non sappiamo farlo. Sparare, ma anche... sappiamo anche cucinare. Anche cucinare. Bene, non allora, ricomponiamoci un po', il cibo può aspettare, il vino speriamo, insomma, che ne rimanga qualcosa. Andiamo a vedere gli ultimi 2 servizi. Cominciamo con... Tonino Butera e Santino Barba che ci raccontano Camarat San Cataldese. Torniamo in studio, c'è qualche problemino nel mandare servizi, ecco il servizio annunciato. Il Camarat stecca ancora e non riesce a superare nello scontro salvezza la San Cataldese, incamerando il terzo risultato di 1-1 nelle ultime 3 gare giocate allo stadio dei Salaci. Ormai per la squadra di Renato Maggio sembra una vera e propria maledizione, anche se nel match giocato davanti ad un centinaio di spettatori a recriminare per il mancato successo sono i ragazzi di Rosario Marcenò. Il Camarat partiva molto bene e nella prima mezz'ora metteva in difficoltà la formazione in maglia verde amaranto. Al 24esimo la formazione di casa si portava in vantaggio con il difensore Andrea Scrutato, bravo ad anticipare di testa l'esperto Dolenti, su una punizione a spiovere di la mattina. La risposta dei verde amaranto non tardava ad arrivare. Al 32esimo Pellitteri si opponeva ad un tiro di Bruno. Al 35esimo un cross di Bruno veniva deviato di testa da Martorana che sfiorava la traversa.
al 42esimo il pareggio della San Cataldese grazie al giovane Federico Anzalone che spingeva facile in rete un assist al bacio di Bruno. Si andava così al riposo sul risultato di 1-1. Ad inizio ripresa il match era per lo più spezzettato, ma le occasioni per andare in rete non mancavano. Al 49esimo ci provava Scillufo con un gran tiro che sorvolava di poco la traversa. Con il passare dei minuti saliva in cattedra la San Cataldese che sfiorava più volte il vantaggio. Al 54esimo veniva annullata una rete a Lococo apparsa regolare. Nell'azione si vede l'assistente di linea che lascia proseguire l'azione ed alza la bandierina solamente quando Lococo mette la palla in rete. Al 76esimo Pellitteri con un grande intervento negava la gioia del gol ancora al bomber Gaetano Lococo. Al 79esimo Lograsso sprecava il match ball alzando la mira da posizione invitante. Finiva così con l'ennesimo pareggio casalingo per i biancazzurri del Camarat, per la San Cataldese un punto d'oro e qualche reclinazione. Bene, un 1-1 che si passa davanti alla telecamera, ormai non badiamo più a nulla, il delirio San Martino ha preso il sopravvento. 1-1 dicevamo tra Camarat e San Cataldese che non serve a nessuna delle due, però alla fine un punto che, come si dice anche in gergo, serve a fare classifica. Allora, prima dell'ultimo servizio, che è quello di Monreale Campofranco giocato in anticipo sabato a Casteldaccia, Greta, vediamo il prossimo turno. Sì. Alcamo, Monreale Calcio, Atletico Campofranco e Sera di Falco, Mazzara Calcio, Camarat, Paceco, Sport Calba Massara, Parmonval, Dattilo Noir, Profavara, Riviera Marmi Custonaci, San Giovanni Gemini, Ribera, San Cataldese, Mussomeli, scusate. Bene, finiamo pure con il sorriso e la risata, fa sempre bene ridere, quindi diciamo così. Quindi domenica prossima molte gare interessanti, tutte interessanti, cercheremo come sempre di seguirle, di seguirne il maggior numero possibile, sia noi che i nostri amici e collaboratori di altre web TV con cui ci scambiamo i servizi. Allora andiamo a vedere, prima di passare ai saluti finali e poi a tutto quello che abbiamo in scaletta, è vero che stasera la scaletta è andata un po' così, molto improvvisata, andiamo a vedere l'ultimo servizio che è quello di sabato, perfetto, un'altra impallatura di quelle proprio davanti alla telecamera, Monreale Campofranco 1-2. Gentili telespettatori, ben trovati dallo Stadio Comunale di Casteldaccia per questa gara di eccellenza tra Monreale e Campofranco. Le squadre, come vedete, sono già schierate in campo. Subito andiamo con le formazioni. La squadra di casa, il Monreale, schiera Carrieri, Sciacca, Macaluso, Scicchigno, Insinna, Arduino, Cernigliaro, Ruggeri, Nuccio, Petrigni e Tramontana. In panchina il mister Emanuele Chiappara porta con sé il secondo portiere Dragotto e poi Giordano, Geraci, Barcellona, Graffagnino, Chianello e Lobianco. Il Campofranco schiera Cusimano, Monreale, Immesi, Lonigro, Lepre, Perna, Panepinto, Di Leo, Bellante, Polito, Minnone. Mister Nico Del Giudice ha con sé in panchina il secondo portiere Semprevivo e poi Provenzano, Restivo, Guercio, Giovenco, Lonardo e Serio. Arbitrerà l'incontro il signor Carpenzano della sezione di Ragusa, assistito dai signori Alesci e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Tutto è pronto per l'anticipo di questa decima giornata e si parte, il Monreale a battere il calcio d'inizio. Sulla sinistra il primo attacco dei Blues in maglia appunto blu, i padroni di casa del Monreale, fallo laterale. Cernigliaro è lì, attenzione, attaccare per Sciacca, Sciacca non raggiunge la palla, dice l'assistente. Buona l'occasione per il Monreale quando sono trascorsi già due minuti del primo tempo. Attende il fischio dell'arbitro, parte Insinna, fa la finta, poi suo compagno, il tiro e c'è la parata di Cusimano. Il tiro è stato di Cernigliaro, calcio d'angolo Monreale. Si allontana Ruggeri, sarà Tramontana a battere questo calcio di punizione, fischia l'arbitro, parte il tiro, termina alto.
per Polito, attenzione, Polito in aria, il tiro ancora, e c'è clamoroso quello che non ha fatto Pane Pinto, incredibile azione da gol per il Campofranco. Che cosa ha sciupato Pane Pinto davanti la porta? Entra in aria Pane Pinto in mezzo, il tiro ribattuto dalla difesa, il tiro di Polito, e poi c'è ancora Polito che ferma palla, azione del Campofranco, rinvia il Monreale, la palla in mezzo, Polito salta di testa, colpisce Pane Pinto e attenzione, ancora Pane Pinto a terra, viene toccato da un difensore del Campofranco, protesta dalla panchina, protestano i calciatori, vedete, verso l'arbitro, c'è stato un contatto in area. Termina il primo tempo, un primo tempo in cui il Campofranco ha avuto l'occasionissima con Pane Pinto su passaggio invitante da Polito. Mette in mezzo Minnone, il tiro rete! Il gol Ferdinando Di Leo, primo minuto del secondo tempo. Il gol del capitano, 1-0 Campofranco, Ferdinando Di Leo. Minnone attaccato lì da Insinna, Minnone, il tiro di Minnone termina fuori. Tre su di lui, Giovenco decide di tirare, si scivola in campo, Polito, attenzione, Polito, il tiro di Polito a sfiorare il palo della porta di Carrieri. Di Leo, il tiro di Di Leo, palo! Incredibile, Lonigro adesso para Carrieri in due tempi. Riceve palla adesso Tramontana, Giovenco è lì, attenzione, il pallone liberato da Monreale, occasione per i padroni di casa, il tiro ancora di Cernigliaro e poi Monreale a spazzare via, supera il suo avversario, Lonigro costretto a recuperare palla, il lancio per Serio, attenzione, Serio, miracolo di Carrieri, Serio, altra occasione mancata per il Campofranco, ottima l'uscita di Carrieri. Ancora Minnone, il tiro batti e ribatti, alla fine la palla rimane tra le braccia di Carrieri. Pane Pinto, ancora il lancio, ma ferma tutto e attenzione, Monreale, ancora in avanti Monreale, spreca, incredibile, con Polito ben appostato. Di Leo, prova il taglio, il tiro, ancora la difesa a liberare in calcio d'angolo, in pressione il Campofranco, in difficoltà il Monreale. Pinto di testa, ancora Polito, cerca Pane Pinto, lo trova Pane Pinto, il tiro ancora a Carrieri e attenzione adesso il Monreale che riparte, altra occasione da gol per il Campofranco. Prova con Pane Pinto, questa volta attaccato da Giordano, Pane Pinto sulla sinistra, Pane Pinto supera due avversari, Pane Pinto, attenzione l'occasione per il Campofranco, Pane Pinto ancora, Polito, il tiro è ancora sulla linea a liberare la difesa del Monreale. In avanti ancora Polito, il lancio per Minnone, ottimo il lancio di Minnone! Ecco qua, Polito direttamente il tiro con i pugni, Carrieri in calcio d'angolo. Ancora Pane Pinto, attaccato da Curieri, Pane Pinto, entra in aria Pane Pinto, ancora il tiro e c'è il gol! Il gol di Polito! Funziona questa volta l'accoppiata Polito-Pane Pinto. Monreale 0, Campofranco 2. Minnone in area, ancora Minnone. Attenzione, Minnone, forse vuole troppo. Il tiro! C'è la traversa di Restivo. Entra in area Minnone, mette in mezzo e attenzione! Ancora un'altra occasione tra Polito e Serio questa volta. L'ennesimo attacco di Minnone per Giovenco, ancora il tiro di Giovenco e questa volta si supera Carrieri negando la gioia a Gabriele Giovenco. Prova Cernigliaro a venire fuori, alla fine c'è il tiro e il gol del 1-2 del Monreale. E si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo istante.
Il Capofranco ha vinto la sua prima gara in trasferta, lo ha fatto ai danni di un Monreale che al 93esimo è riuscito ad accorciare le distanze per il gol dell'1-2, ma quanto spreco per il Capofranco sotto porta di Carrieri, ma alla fine la vittoria degli ospiti giallorossi ci sta tutta. Un Monreale giovanissimo, un esordio il suo, non bagnato dalla fortuna, comunque è un Monreale giovane che può solo crescere. Sì, dicevo questo ai ragazzi, penso che noi siamo l'unica squadra di eccellenza in tutta Italia che abbiamo una media di giocatori veramente bassa. Sfido chiunque a trovare una squadra che ha una media uguale o inferiore alla nostra. I ragazzi hanno tenuto bene il primo tempo, hanno fatto bene ciò che avevamo fatto in settimana, poi il secondo tempo sono usciti i valori di un buon e ottimo Campofranco. Ma il primo tempo l'abbiamo sottovalutata e non abbiamo giocato per niente bene. Secondo tempo siamo entrati col piglio giusto e abbiamo fatto subito gol, poi abbiamo avuto parecchie palle gol che per mancanza cattiveria sotto porta non le abbiamo sfruttate al meglio. L'abbiamo chiusa 8 minuti dalla fine e poi una distrazione difensiva e abbiamo preso gol a partita finita. Però queste partite bisogna chiuderle dopo mezz'ora, perché sono partite che poi diventano difficili. Se tu non sfrutti subito la tua supremazia territoriale, poi alla fine rischi di perderle o di pareggiarle. Vince il Campofranco, vince la sua prima gara fuori casa e già si posiziona nei posti medio-alti della classifica. Allora Giusy, vogliamo in conclusione ricordare ancora i nostri sponsor in maniera molto veloce. Sì, ricordiamo i nostri sponsor che sono Ristorante Pizzeria Peppino, Campofranco, Tipografia Riole Sansone, San Giovanni Gemini, L'Angolo dello Spizzico, Campofranco, Autoricambi Cardinale, Mussomeli, Farmacia Dottoressa La Mattina, Campofranco, Mini Shop di Gaetana Turone, Sutera, Riparazione Fratelli Giuliano, Campofranco e Parafarmacia Dottoressa Bordenca, Campofranco. Bene, l'ultima notizia la do io così in maniera molto volante, perché ne avremo modo di parlarne durante le nostre trasmissioni e ne potete vedere anche sul nostro sito. La Polisportiva Olimpia Campofranco organizza il secondo torneo Giovanni Paolo II di calcio a 5 che si svolgerà nel periodo che va nella prima decina di dicembre. Sono aperte le iscrizioni, vi potete rivolgere almeno per chi è di Campofranco, ma poi vedrete già la locandina con i numeri di cellulare, i numeri di telefono per le iscrizioni. Vi potete rivolgere direttamente dal lunedì a venerdì al palazzetto dello sport Giovanni Paolo II appunto di Campofranco dalle 17:30 in poi. Allora, abbiamo concluso questa nostra ennesima puntata, lo abbiamo fatto in maniera molto, molto allegra. Invito Alessandro a venire qui nella telecamera a lui dedicata. Lo abbiamo fatto in maniera molto, molto allegra, in occasione che si diciamo, ecco, spensierata. Intanto noi siamo qui, adesso ci ripresenteremo alla fine, però ecco, guardate qua che inquadratura, che già balla un po' perché qualche bottiglia di vino non è arrivata a destinazione per com'era. Questo è tutto quello che abbiamo. Abbiamo preparato come tutto in casa, come qualcuno diceva, mettevano in comune i loro beni. Adesso vediamo chi li mangerà. Noi siamo qui. Ci sacrificheremo. Annunciamo pure chi non è presente, o meglio chi è dietro le quinte. Salutiamo e ringraziamo il nostro nutrito staff composto dai cameraman Maurizio Schillaci, Alessandro e Giuseppe Favata, alla fotografia Carmelo Orlando, Alessio Mantione, il fonico Antonio Lamattina, la redazione composta da Elisa Di Franco, Silvia Mazzara, Calcedonio Iacuzzo, Greta Lamattina, Elisa Guagenti, Salvatore Bellino, Paola Tona, Nazareno Falletta, Gianni Calderone, Carmelina Remondi, Giuliana Di Franco, Emanuela Longi, Fulvio Mazzara, Paulino Pardi, Stefano Mendola, Giada Pitanza, Vanessa Monreale, Maurizio D'Aquino, Carmela Monachello, Calogero Giuliano, Francesca Scifo, Gianluca Consolida, Salvo Canalella, Vincenzo Calà, Santino Barba, la regia come sempre Salvatore Giuliano. Questa è la grande famiglia di noi del Platani. È una famiglia che notate che di settimana in settimana aumenta, c'è sempre qualcuno a cui piace collaborare con noi, ma diventa subito
diventa subito uno di noi. Bene, allora noi ci alziamo così ci avviciniamo al nostro tavolo, facciamo ancora una panoramica, facciamo vedere il titolo della nostra trasmissione, eccoli in alto, vedete, aspetta, ecco da qui, Latani Sport, ecco ci siamo. Che dirvi, abbiamo trascorso ancora una puntata insieme a voi, una puntata un po' così diversa, non abbiamo avuto ospiti, li riavremo già dalla prossima settimana. Un saluto vi giunge da me, da Rino Pitanza, poi Giusy, grazie per averci seguito, come sempre affezionatissimi, non temete per la vostra incolumità, sono pacifica e ci ritroviamo martedì prossimo. Ecco, se martedì prossimo mancherà qualcuno, sapete di che la cosa. Greta. Buon San Martino a tutti e alla prossima puntata. Buonanotte e buon San Martino. Bene, salutiamo anche Silvia, sì, che stasera non c'è, salutiamo a Elisa Di Franco, salutiamo tutti, l'abbiamo già fatto. Che dirvi, se volete venirci a trovare, probabilmente non troverete nulla, però noi, buona compagnia. Ecco, noi ve lo vogliamo dire, chi passa qua in via Vittorio Emanuele numero 5 a Campofranco, dove è la nostra sede, ci farete cosa gradita. A martedì prossimo. Buona serata. Oggi è dopo, non potevo alzare.